Today's topic is all about school. Let's learn together some useful sentences. For example, which year are you in? Which year are you in? Corrisponde al nostro in che classe sei, in che anno sei. I'm in year 8. Which year are you in? In che anno sei, cioè in che classe? Non vi sto qui a spiegare il sistema scolastico britannico né quello americano. Vi basti pensare che dire sono all'ottavo anno, fate il conto che loro iniziano a 5 anni ad andare a scuola, quindi sono già 8 anni a scuola. Ok, let's go on. Who's your favorite teacher? Who's your favorite teacher? Chi è il tuo insegnante preferito? It's, for example, Miss, e dite il cognome. It's Miss, Mrs., Miss, Mister. We use a Miss plus surname for single, not married women. Utilizziamo Miss, corrisponde al nostro signorina, per le donne single o comunque non sposate. We use a Mrs. plus surname for married women. Per le donne sposate utilizziamo Mrs. e il cognome, corrisponde al nostro signora. And we use Ms. for married, single and not married women. Ok? Utilizziamo Ms. più il cognome quando non vogliamo specificare o non sappiamo se la persona è single, sposata, non sposata. The only one for men is Mr. So we use Mr. plus surname for men. Corrisponde al nostro signore. What's your favorite subject? It's English. Qual è la tua materia preferita? La parola subject è in questo caso, quando ci riferiamo alla scuola, è la materia preferita. What's your favorite subject? Ok, let's study all the subjects. English, inglese. Italian, italiano. French, francese. History, storia. Geography, geografia. Citizenship, cittadinanza. Maths, matematica. Science, scienze. Music, musica. Art, arte. Then, DT, which is design and technology, la nostra tecnologia. ICT, information and communication technology, quello che noi chiamiamo informatica. PE, physical education, educazione fisica. RE, religious education. Ok, that's all for today. I'll see you in the next lesson. Take care.